Ciao ragazzi e bentornati a Ripara Low Cost. Oggi andiamo a vedere su come testare un fusibile. Abbiamo bisogno per forza di un tester per misurarlo? Ni, in quanto c'è la possibilità di misurarlo sicuramente con un tester. Come si misura col tester? Allora, per misurare col tester abbiamo bisogno di regolare il nostro tester su ohm, quindi su questa faccina qua, non so se riesce a vedere bene. Messo su ohm, i due terminali a contatto fanno un beep. Il 99% dei tester hanno questa funzione, che è questo beep, che è veramente utile. Quindi un tester di medio-bassa qualità li hanno. Andiamo a prendere i due terminali del tester e li appoggiamo sui due poli del fusibile. Come abbiamo sentito, il tester ha fatto del beep, quindi vuol dire che c'è continuità, quindi vuol dire che il fusibile è buono. Ma come possiamo testare un fusibile senza avere il tester? Possiamo testarlo in maniera molto facile, basta semplicemente avere una batteria e una lampadina. Come batteria usiamo questa qua a 9V con il suo connettore, con i due cavi positivo e negativo, e una lampadina a 12V che andrà benissimo. Vediamo il negativo della batteria e il negativo della lampadina e li colleghiamo insieme. Poi prendiamo il cavo positivo della batteria e il cavo positivo della lampadina e li appoggiamo sui due poli del fusibile, in questo modo. E come potete vedere, la lampadina si è accesa, quindi vuol dire che il test del fusibile va bene anche così. Ci sono altri modi per farlo sicuramente, però diciamo che questo qua è il più elementare di tutti. Quindi spero che questo video vi sia stato utile, noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao ragazzi!